Benvenuti al telegiornale quotidiano sul mondo dei motori di ruote in pista, giovedì 25 giugno 2015. Alfa Romeo. Ieri sera è stata presentata la nuova Alfa Romeo Giulia con un evento speciale presso il rinnovato Museo Storico Alfa Romeo di Arese, alla presenza di Sergio Marchionne e John Elkann. La nuova Giulia rappresenta un buon viatico per ritrovare successo e l'inizio di una nuova era per Alfa Romeo, che proprio in questa occasione celebra il suo 105° anniversario e svela un nuovo logo. La berlina a tre volumi del marchio del Biscione sarà prodotta nella fabbrica di Cassino, mentre i motori usciranno dagli stabilimenti di Termoli e Pertora Serra. Giulia sarà inizialmente disponibile esclusivamente nella variante quadrifoglio verde, la più sportiva ed estrema, grazie al potente 6 cilindri Ferrari turbo benzina 3000 in alluminio elaborato dai tecnici Alfa Romeo e capace di erogare ben 510 cavalli, promettendo prestazioni entusiasmanti. Accelerazione da 0 a 100 orari in appena 3,9 secondi. Una peculiarità della nuova Giulia quadrifoglio verde è la particolare scelta dei materiali, che ha consentito una perfetta distribuzione dei pesi. L'eccezionale rapporto peso-potenza è dato anche dall'utilizzo della fibra di carbonio per l'albero di trasmissione, cofano e tetto e dell'alluminio per motore, freni e sospensioni. La Giulia è basata sulla piattaforma Giorgio, che prevede trazione posteriore e integrale. Dopo la quadrifoglio verde, la gamma sarà completata con altre varianti e motori, che esordiranno nei primi mesi del 2016. Tra questi, un V6 3000 turbo diesel by VM motori. Il Museo Storico Alfa Romeo di Arese riaprirà al pubblico da martedì 30 giugno, consentendo di ammirare 69 dei modelli più affascinanti ed iconici che hanno fatto la storia del mitico Biscione. Mini. Mini svela la nuova generazione della Clubman e reinterpreta il concetto di shooting brake. Rispetto alla generazione precedente, la nuova Clubman è più versatile, più matura e offre un'abitabilità più comoda. Rispetto alla Mini 5 porte è più lunga di 27 cm, più larga di 9 e con un passo allungato di 10 cm. Offre inoltre una capienza del bagagliaio ai vertici del segmento da 360 e 1250 litri. Al lancio autunnale la nuova Clubman sarà disponibile in tre varianti, tutte dotate di tecnologia Twin Power Turbo. Sono la Cooper D con motore 4 cilindri diesel da 150 cavalli, la Cooper con un 3 cilindri benzina da 136 cavalli e la Cooper S con un potente 4 cilindri benzina da 192 cavalli. Chevrolet. Svelata a Detroit la nuova generazione della Chevrolet Cruze, che debutterà sul mercato statunitense all'inizio del 2016, per poi sbarcare negli altri principali mercati internazionali. La nuova Cruze è più leggera e più larga della serie precedente e aggiunge tecnologie di connettività e di sicurezza all'avanguardia. Negli USA la nuova Cruze sarà offerta con motori della nuova famiglia Ecotec, in particolare con l'inedito 1.4 turbo da 153 cavalli, mentre a livello globale ci sarà anche un 1.5 aspirato da 113 cavalli abbinato ad una trasmissione manuale a 5 rapporti. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati. A domani per altre news.